Lunedì 28 maggio 2018, sono le 12:33 minuti in questo istante. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano, una nuova settimana in nostra compagnia. Grazie a tutti di essere qui con noi. Iniziamo questa settimana facendo un viaggio, mi verrebbe da dire la parola giusta è questa, un bellissimo giro all'interno della città di Milano. Lo facciamo grazie alla magia della fotografia e lo facciamo grazie alle fotografie della nostra ospite. Stiamo parlando di Giulia Bellezza. Buongiorno Giulia. Ciao. Fotografa milanese, e che sei di Milano lo si capisce perché insomma questo progetto è qualcosa esatto. Di straordinario. Sì. Milano mia dietro i riflettori. Sì. Allora, spiegaci un attimino questo progetto cos'è e soprattutto cosa sono questi riflettori e cosa hai trovato dietro. Esatto. Allora, il progetto è un progetto fotografico, mi è venuta questa idea nel 2015, ho iniziato a seguire AMSA e guardando i lavoratori dell'AMSA ho pensato che fosse un lavoro veramente complicato, difficile, duro e mi sono immaginata Milano un po' come una macchina che funziona grazie ad una serie di ingranaggi che ovviamente lavorano tutti uno dietro l'altro e senza uno di questi Milano non riuscirebbe a funzionare così bene come funziona, quindi ho proprio voluto dare luce a queste persone che lavorano per la nostra città e che la rendono una città comunque affascinante e vivibile. Milano è una città meravigliosa, ma questo lo pensano più o meno tutti, ma non volevo parlare di grattacieli, del Duomo, del Castello Sforzesco, perché queste cose sono scontate per me. Ho proprio voluto dare spazio all'elemento umano, che comunque per me è fondamentale sempre, nel bene e nel male poi. E quindi ho iniziato questo progetto nel 2015, progetto che è stato lunghissimo, nel senso che è finito pochi mesi fa, nel 2018, ad aprile. Sono una serie di ritratti di persone che lavorano, sia mentre lavorano, sia in fotografie più statiche, più istituzionali, e secondo me è venuto fuori un lavoro veramente meraviglioso. Allora, hai seguito sette realtà milanesi, sì. Diciamo. Sette realtà che mi viene da dire, oltretutto molte di queste in realtà esistono anche in altre città, no? Sì. Però forse, non so come dire, a Milano sono più milanesi che sì, esatto. Hanno qualcosa di diverso. Guarda, sinceramente, adesso lo dico veramente senza umiltà, la forza di questo progetto innanzitutto che è scalabile, nel senso che veramente può essere applicato a qualsiasi città, a qualsiasi realtà che funziona bene. Ed è la sua forza è anche nella sua semplicità, nel senso che le mie fotografie sono fotografie semplici, sono foto di persone che fanno cose, quindi non hanno bisogno di interpretazioni, non hanno bisogno di stare lì a pensare che cosa volevo dire, sono una documentazione di quello che succede in una città come Milano, e che è una città sicuramente comunque molto attiva e che marcia, cioè perché comunque noi milanesi ogni tanto ci lamentiamo, però in realtà viviamo veramente in un posto che funziona bene. Ecco, dicevi, come ti è venuta l'idea, insomma, tu da dei lavoratori di AMSA, sì. Insomma, diciamo, stando così in coda una mattina, esatto. Bloccata nel traffico, come ti è venuta poi l'idea di dire, appunto, ampliamo la visione? Sì. Ma perché in realtà con AMSA è stato fin troppo facile, perché comunque innanzitutto ho avuto l'accesso subito all'ufficio stampa e l'ufficio stampa si è fidato di me, nel senso che in effetti mi rendo conto che è stato difficile forse quello, perché all'inizio questo progetto, non avendo in mano nulla, sai, convincere una persona a darti il permesso di fotografare i propri lavoratori è stato complicato, quindi dopo una prima fase di difficoltà, poi con AMSA è andato tutto benissimo, nel senso che comunque sono uscita con loro giorno e notte, li ho seguiti e in realtà il progetto doveva finire lì, perché io ero veramente interessata un po' a questo ambito, no? Ai lavoratori dell'AMSA. Poi ho visto le foto e secondo me veniva fuori veramente una bella cosa e mi sono detta, ma perché non ampliare lo sguardo e cercare di sondare un po' tutti gli aspetti, tutti gli ambiti, no? che fanno funzionare questa città, e quindi dalla pulizia mi sono spostata alla sicurezza, alla mobilità, all'accoglienza degli immigrati, e ho cercato un po' di raccogliere tutti gli enti che potevano interessarmi e che potevano dare un quadro generale di quello che è la città di Milano. Allora, anche solo per ringraziarli, mi verrebbe da dire, nominiamoli questi sette, sì. Realtà che hai fotografato, sì. Vedi, tu sei in ordine alfabetico, in ordine di apparizione, come esatto. Si dice nei film. No, allora, in ordine alfabetico sono AMSA, ATM, i Carabinieri, la Croce Rosa Celeste, il Naga, la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco. Forse li ho detti tutti, spero. Sì, sette, esatto. Giusti, sono giusti.
7 abiti diversi completamente tra di loro. Che cosa ti ha colpito di più in questo tuo viaggio all'interno di questa Milano dietro i riflettori? Guarda, onestamente mi ha colpito veramente l'entusiasmo di queste persone, cioè non credo che sia semplicemente per il fatto che erano davanti alla mia macchina fotografica, ma anche per quello che mi hanno raccontato, nel senso che poi i racconti ci saranno in mostra anche dei testi, però le storie che ho collezionato sono storie che hanno detto soltanto a me, no? Non alla mia macchina fotografica, e credimi, veramente ho visto soltanto persone entusiaste del lavoro che fanno, ma per niente fiaccate anche dai sacrifici, perché comunque tanti di loro, soprattutto quelli che fanno i turni, veramente hanno una vita complicata, anche semplicemente una vita personale complicata, perché quando tu lavori a Capodanno o il primo di maggio, cioè è anche difficile poi avere una vita normale a casa o comunque riuscire a stare con la tua famiglia. Quindi non ho mai visto nei loro sguardi la fatica del sacrificio, dire faccio un lavoro veramente troppo pesante. Quindi sì, quello che veramente mi porto via da questo progetto è l'entusiasmo delle persone che sono state davanti alla mia macchina fotografica. Appunto, hai visto tante persone davanti alla tua macchina fotografica. Qual è il segreto, la chiave per riuscire a entrare in confidenza con queste persone e appunto avere poi una foto il più reale possibile? Sì. Perché sappiamo, insomma, minimo la macchina fotografica magari mette in soggezione o comunque dà magari disturbo mentre lavori. Cioè tu hai avuto un compito difficilissimo, quello del fate finta che io non ci sia. Sì, esatto. Ma io credo che il segreto per una buona riuscita di un progetto come questo sia innanzitutto crederci, e io veramente in questa cosa ci ho creduto tantissimo, e secondo me questo è stato sufficiente per pormi di fronte a quelle persone che fotografavo in una maniera veramente trasparente. Cioè io gli ho spiegato quello che stavo facendo, gli ho spiegato che era un lavoro che fondamentalmente era un lavoro per loro, perché comunque mi interessava davvero dare luce a queste persone, mi interessava che i milanesi vedessero quello che sta dietro questi famosi riflettori, no? Queste luci che sono meravigliose, che ci fanno apparire Milano così, una città così appetibile, così vivibile, e quindi probabilmente il fatto di trasmettere a queste persone il mio entusiasmo ha fatto sì che si fidassero, e quindi cioè, vedrete in mostra, ci sono proprio degli sguardi davvero molto fiduciosi, molto sereni, molto tranquilli. Dicevi che hai iniziato a pensare a questo progetto, anzi forse i primi scatti proprio sono del 2015, dicevi, no? Aprile, sì. Insomma, tanti anni, e fa capire la voglia che c'era di fare tutto il percorso dall'inizio alla fine. Immagino quindi tante le difficoltà. Quali sono le difficoltà che hai trovato lungo la strada? Magari hanno reso anche poi meglio o migliore il lavoro, poi magari alla fine. Sì, no, ma infatti secondo me, guarda, le difficoltà poi servono sempre, perché poi uno si ferma a pensare, e mi fermavo a pensare e dicevo no, io devo andare avanti, anche quando magari mi si chiudevano delle porte, perché poi non è stato facile comunque entrare in contatto con tutti gli enti. Senza fare nomi, c'è qualcuno che ha detto di no e poi dopo si è ricaduto? Sì. C'è qualcuno che all'inizio non ha voluto, ma non per cattiva volontà, semplicemente magari perché comunque ci sono anche degli enti molto impegnati in altre cose, quindi sicuramente all'inizio c'è stato un po' di reticenza. Poi un po' vedere la mole di lavoro che avevo già fatto, nel senso che a parte AMSA che era stato il primo, però poi uno vede tutte le altre foto degli altri enti che gli altri hanno partecipato, devo dire che in alcuni casi c'è stato anche un po' grazie, e sono stata molto contenta, la corsa a partecipare, cioè no, voglio esserci anch'io, se c'è lui ci sono anch'io. Esatto. E devo dire che questa è stata una bella soddisfazione. Poi sarà competizione anche tra le realtà milanesi, insomma, esatto. Sono milanesi, appunto, ecco, forse la diversità è quella. Assolutamente. E no, quindi diciamo che a parte alcuni impedimenti burocratici, come aspettare l'autorizzazione dal Ministero degli Interni per i Carabinieri, per i Vigili del Fuoco, che hanno rallentato un po' il percorso, però una volta avuto l'accesso è stato veramente tutto molto semplice, perché comunque sapevo quello che volevo, quindi ogni uscita io ho portato a casa il lavoro. A mio punto, quindi è importante riuscire ad entrare anche in empatia con chi fotografavi. Alla fine di questo percorso c'è un lavoro che dici cioè grazie ma mai lo farò in vita mia? Beh, devo dire che, oddio, non saprei se proprio le notti in bianco della Croce Rossa Celeste, perché io, credimi, io alla fine non ci volevo credere, non ho mai smesso di suonare il telefono, cioè cercavamo di addormentarci per 3 minuti e il telefono suonava, quindi dovevamo uscire per un altro intervento, ho fatto una notte con loro. E quindi sì, devo dire che dal mio punto di vista la privazione di sonno è la tortura più tragica, per cui, però anche quelli del lavoratore dell'AMSA, comunque se ci pensi, veramente loro stanno a contatto con tutto quello che noi non vogliamo più vedere, capisci? C'è lo sporco.
orari anche loro credo abbastanza, orari abbastanza terrificanti, disumani. C'è stata questa ragazza bellissima che è in mostra, che su cui ho scritto anche un testo, che faceva la raccolta dei rifiuti, quindi comunque iniziano alle 4, staccano alle 6, alle 7, alle 8 e andava a portare i tre figli a scuola dopo, per cui comunque vite anche veramente complicate, sì, difficili. Dicevi, oltretutto in questa storia hai voluto inserire una realtà, e ci tengo a sottolinearla, qua del Naga, particolare, nel senso che appunto non è un ente magari come gli altri che più conosciuti, anche se il Naga è veramente una realtà milanese famosissima e importantissima, dove hai però in realtà incrociato tantissime storie, non solo di chi ci lavora, ma anche di chi poi, diciamo, le utenze del Naga, possiamo dirle. È stato complicato lì riuscire a raccontare? Il Naga è stato un pochino più complicato, ma capisco perfettamente il punto, nel senso che è vero, io volevo fare un reportage sui lavoratori del Naga, no? Però inevitabilmente il Naga comunque è un'associazione di volontari che si occupa degli immigrati, dell'accoglienza degli immigrati, e hanno vari ambiti, nel senso che io sono stata sia in ambulatorio, dove gli immigrati anche senza permesso di soggiorno possono andare lì e ricevere visite mediche. Ho seguito Cabiria, che è la parte dell'associazione che diciamo dà supporto alle persone che si prostituiscono in strada. Sono stata al Nagar, che è una parte dell'associazione che accoglie le persone vittime di persecuzione, per cui comunque si tratta tutto di argomenti veramente delicati, e mi sono resa conto che fotografare le persone che lavoravano per il Naga significava inevitabilmente anche includere le persone con cui loro lavoravano, capisci? Quindi sicuramente ho percepito che io ero un po' vista come un elemento di disturbo in alcuni casi, ma giustamente, nel senso che nel momento in cui tu vai a parlare con una prostituta che ovviamente non può essere vista e non vuole essere ripresa, ci sono stati veramente dei momenti in cui ho proprio sentito che dovevo farmi da parte, ma è andata bene così, nel senso che comunque poi secondo me la fotografia è forte anche quando non fa vedere necessariamente le cose, nel senso che sono sufficienti anche alcuni dettagli, quindi sì, in mostra ci sono alcune foto secondo me molto potenti, non di persone ma di dettagli che fanno capire proprio tutta una situazione che queste persone vivono. Ecco, tu Giulia sei una fotografa di lavoro, lo fai proprio di mestiere, come si vuol dire in questo caso, si campi di questo lavoro, e complimenti, perché so che insomma ce ne sono tanti che vorrebbero farlo, ma insomma non è così semplice con i tempi che corrono. Però che tipo di fotografa sei tu? Ma io sono specializzata nel ritratto fondamentalmente, un ritratto completamente diverso da quello che ho fatto, nel senso che ovviamente le persone che vengono da me per farsi ritrarre, che sono ritratti di famiglia o ritratti magari più istituzionali, per aziende e tutto, è un po' come se mi chiedessero di essere resi più belli, più affascinanti di quello che sono, o che magari solo sono, che il top per te sarebbe stato il fotografare il royal wedding tutta la famiglia alla fine, no, per te, e invece ti sei trovata a fare tutt'altro. Sì, ma perché in realtà io amo la fotografia vera, quella proprio che racconta le cose come stanno, e quindi come hai fatto ad adattarti? Perché immagino insomma non sia facile, tu sei abituato a fotografare in studio comunque situazioni ricreate, quindi insomma dove ti metti sotto le luci tutto il tempo per scattare una foto hai tutta la giornata, ma e diciamo che insomma comunque... devi a volte cogliere l'attimo, a volte l'attimo passava molto probabilmente anche. Ma infatti guarda che secondo me questo lavoro è stato molto importante anche poi nell'ottica del mio lavoro futuro, cioè il mio lavoro commerciale, più commerciale, perché comunque anche imparare un po' a vedere delle situazioni che non sono per forza di cose false o comunque ricreate, e di vedere il bello in quello che c'è nella realtà normale di tutti i giorni, poi aiuta anche a affina un pochino l'occhio, per cui sicuramente sì, è stato molto diverso da quello che devo fare quotidianamente, però sono sicura che in un certo senso ho messo un po' del mio lavoro dentro questo reportage, e viceversa poi funzionerà. Ecco, tutto questo lavoro finalmente lo possiamo vedere, perché finalmente verrà messo in mostra. Ricordaci allora bene le coordinate, quindi dove, come e quando potremo vedere questa mostra. Allora, la mostra Milano Mia è all'Ex Fornace, quindi al Sala Naviglio Pavese 16, inaugura l'1 di giugno, il 1 di giugno, e poi sarà tutti i giorni dal 2 al 9 di giugno all'Ex Fornace, al secondo piano dell'Ex Fornace. È una mostra diciamo che ha avuto l'appoggio
appoggio del Municipio 6, l'assessore Sergio Meazzi è stato veramente gentilissimo, nel senso che ha accolto veramente in maniera entusiasta questo progetto. Ho incontrato delle persone speciali, nel senso che l'allestimento l'ha curato Guido Cigada e il progetto grafico Michela Nosei, che sono stati bravissimi, per cui la mostra sarà veramente molto bella. Vi consiglio di venire a vederla perché merita. Allora, ricordiamo quindi l'apertura, siamo all'inaugurazione del Vernissage. Vernissage è il primo di giugno. Primo di giugno? Sì. Dalle 18 alle 21.30. Okay, 18.30, poi comunque poi, nei giorni a seguire, comunque sempre sì. Alzaia, Naviglio, Pavese 16. Sì. La mostra si chiama Milano Mia dietro i riflettori. Tutte fotografie in bianco e nero. Sì. Come mai con la scelta del bianco e nero? Ma perché per me il reportage è bianco e nero fondamentalmente. E mi piaceva l'idea di... Secondo me quando uno ha qualcosa da dire basta dire anche poco, basta togliere l'elemento del colore che magari tante volte, non lo so, rende tutto molto più affascinante. Cioè, come una distrazione? Sì, per me sì, il colore sì. Mm. Sì. Ma poi non lo so, io amo tantissimo il bianco e nero. Cioè, se potessi fotografare solo il bianco e quante nero. Quante foto vedremo esposte alla Fornace? Sono 119 foto esposte alla Fornace. 119 sono bel numero. Sono tante, sì, sono tante. Ci sarà anche un catalogo edito dalla casa editrice Muse. E, sono 119 foto. In realtà la cosa interessante, che potrebbe essere una sorpresa, ma la dico, è che la mostra sarà divisa in... Ma infatti volevo fare questa domanda, bravissima. La mostra sarà divisa in per fasce orarie, quindi per turni, perché mi piaceva l'idea che i milanesi si sentissero più coinvolti, nel senso che pensassero da notte alle 6 cosa succede a Milano e sì. Appunto, quindi ci sono tutti gli enti mescolati. Anche perché sono storie che spesso vanno parallele. Assolutamente sì. Allo stesso orario si alzerà la ragazza di prima di AMSA e quella della Croce Rossa Celeste. Magari va a dormire. Che sta facendo un turno, va a dormire. Momento, esatto. Quindi comunque lo trovavo un modo per raccontare questa mia storia un pochino più coinvolgente che dividere tutti gli enti. 119 foto in mostra, quanti scatti hai mai fatto all'incirca? Però? Ma secondo me 800, 900, 1000, non lo so, tantissimi. E come hai fatto a scegliere? È stata dura, ma infatti devo dire che in questo mi hanno aiutato appunto sia quelli che mi hanno seguito nell'allestimento, sia Marco Pea che ha curato il catalogo, perché l'editing è una cosa che secondo me nessun fotografo dovrebbe fare da solo, perché comunque per me era come togliere ogni volta un figlio, nel senso, quando mi dicevano questa va tolta soffrivo tantissimo, quindi in realtà è stato molto meglio che non lo avessi, cioè che non lo facessi io da sola. È stata dura, ne avrei lasciate molte di più, però va bene così, è giusto. Allora, ricordiamo bene le coordinate della mostra. Sì. Di nuovo, chi mai si fosse collegato in questo momento, Milano Mia dietro i riflettori, Alzaia Naviglio Pavese 16, all'ex Fornace, secondo piano dell'ex Fornace, dal 2 giugno all'8 giugno, dalle 10 alle 19, il primo giugno l'inaugurazione dalle 18. Insomma, 119 foto che raccontano un po' questa Milano dietro il riflettore, appunto, delle realtà, delle storie di milanesi o comunque milanesi che diventano, poi quindi insomma i nuovi milanesi, come si suol dire, i milanesi che lavorano. Quante storie ti hanno... Cioè, in tutto questo tu quante storie hai incrociato all'incirca? Hai fatto un compito, hai un calcolo? Ma guarda, ma secondo me... Che però sembrano di sette enti, ma che comunque hai visto più volte alcuni, mi dicevi. Sì, hai fatto più notti, ad esempio. Ma guarda, la cosa bella è che sono anche diventata proprio amica di tanti... Sì, sì, per esempio, con i Vigili del Fuoco sono diventata amicissima di Francesco Bonacosta, che ringrazio tantissimo perché mi ha aiutato. E ci sentiamo praticamente tutti i giorni, perché comunque sono un po' i miei eroi. E davvero, poi non lo so, ci sono delle storie che leggerete anche nei testi in mostra che davvero mi sono rimaste nel cuore, dell'AMSA, comunque di persone che fanno questo lavoro e poi magari ne hanno anche un altro, nel senso che sono costrette a fare il doppio lavoro per sopravvivere, quindi comunque una bella scuola di vita, devo dire, è stato questo progetto. Giulia, davvero, io ti ringrazio di essere qui con grazie noi. A voi. Siamo quasi in chiusura. Ricordiamo allora per l'ennesima volta: Alzaia Naviglio Pavese 16, ex Fornace, il primo giugno alle 18, l'apertura della mostra. E poi dal 2 giugno fino all'8. Fino all'8, sì. Sarà anche inserita nella Milano Photo Week, per cui comunque quindi anche su quel circuito. E spero veramente che ci siano. Sì, sì, spero veramente che vengano a vederla tante persone. Perfetto, allora siamo arrivati in chiusura. Giulia, ti ringrazio tantissimo, ci grazie vedremo allora il primo giugno all'apertura
di Milano Mia dietro i riflettori alla ex Fornace alle ore 18, segnatevelo, poi comunque troverete nei commenti a questa diretta tutti i link alle pagine varie di Giulia, c'è un sito internet immagino dove si possa trovare le informazioni. Sì, in realtà io ho il mio sito internet, la mostra poi verrà inserita nel sito internet dopo l'apertura, perché comunque volevo che rimanesse un po' più segreta. Quindi il tuo sito è? giuliabellezza.com. È un nome d'arte, bellezza, ce l'avevi già detto? No, è un po' la mia croce d'inizio. Beh, fantastico, cioè, non potevi avere una fotografa con un nome del genere, non potevi, cioè, non potevi fare una fotografa o qualcosa del genere, no, effettivamente. Devi fare una pittrice. Però o, ci sono dei giorni che è molto difficile portare questo cognome. Ci portare un nome impegnativo, non credo, Giulia, venendoti così non credo proprio per grazie. Te, guarda. Grazie mille davvero di essere qui con noi oggi. Grazie. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, l'appuntamento come sempre oggi pomeriggio alle ore 18 con l'informazione di Milano All News in diretta, con il telegiornale della sera. Per tutte le notizie da Milano e dalla città metropolitana. Invece Good Morning Milano torna domani come sempre in diretta qui alle 12.30. domani, a martedì, consulta Periferie Milano, si parla di periferie insieme a Walter Cherubini. Grazie mille, arrivederci, a presto.